20. Italia 2011, che riceverà in omaggio un prezioso e diretto gioiello Miluna. Per la partecipazione alle finali regionali del 72esimo concorso nazionale Miss Italia 2011. Che fin da bambine sognano di diventare Miss. Concorrente numero 4. Per la giuria che continua a prendere appunti è la concorrente numero 4, Gaia Di Martino, arriva da Genova e ha 21 anni. E un caloroso grazie va innanzitutto agli acconciatori Bella Professional, che questa sera hanno curato le acconciature di tutte le concorrenti in gara. E un grazie a Davide. Concorrente numero 5, Sara Zanoletti. Sara, 21 anni, arriva da Bergamo. Ringraziamo anche Deborah Milano, il marchio numero 1 nel make-up, dalla forte vocazione fashion e dal distintivo design Made in Italy. Deborah Milano propone ogni anno collezioni make-up da indossare e mette a disposizione del concorso Miss Italia un'infinita gamma di tonalità, dalle più classiche alle più decise, per interpretare ogni giorno il make-up look delle passerelle. Concorrente numero 6! Lei si chiama Ilaria Baccellini, arriva da Genova e ha 19 anni. Grazie a Rocchetta, Miss Italia beve tutti i giorni a Rocchetta perché stimola la diuresi e aiuta a eliminare le scorie e i liquidi in eccesso, così ogni giorno si sente più bella. Rocchetta, acqua della salute e della bellezza, è l'acqua di Miss Italia. Rocchetta, puliti dentro, belli fuori. Concorrente numero 7. Lei arriva da Genova, ha 21 anni, si chiama Jessica Miluzzi. Ringraziamo Peugeot, che è il marchio automobilistico da più tempo in attività. E anche quest'anno Peugeot scopre la nuova Miss Italia grazie al tetto metallico retrattile che in 20 secondi trasforma la Peugeot 207 da coupé in cabriolet. In passerella la concorrente numero 8. La concorrente numero 8 arriva da Ventimiglia, a 18 anni, Linda Massaro. E ancora un grazie a Davide che insieme al suo staff ha pettinato tutte le concorrenti in gara, un grazie a Bella Professional che quest'anno celebra 32 anni a fianco di Miss Italia e da sempre si dedica alla bellezza dei capelli. E per la giuria che continua a prendere appunti, in passerella la concorrente numero 9, Elena Bonati, arriva da Spotorno e ha 18 anni. Diamo il benvenuto a un nuovo sponsor che entra quest'anno con Miss Italia e che è Elena Miro, marchio leader per le linee morbide che grazie allo stile e alla qualità dei materiali le esalta e valorizza le forme generose. Concorrente numero 10. E
Lei si chiama Roberta Bobbio, arriva da Genova e ha 20 anni. Very Belle diventa Miss Italia di se stessa con Very Belle. La fresca bellezza delle Miss si coniuga con la filosofia Very Belle. Migliorare la qualità di vita delle persone insegnando a prendersi cura della propria pelle. Concorrente numero 11. Lei arriva da Valle Crosia, ha 18 anni, si chiama Miriam Brocchino. Sentirsi belli significa star meglio con se stessi e vivere meglio. Per l'occasione, Very Belle Skincare ha creato per le Miss di oggi, di ieri e di domani, il programma Very Belle Educational Face and Body. E continuiamo con la concorrente numero 12. Lei si chiama Chiara Bertania. Chiara arriva da Genova e ha 20 anni. Quasi 40 anni si dedica alla salute attraverso la natura. Grazie alla continua ricerca scientifica, studia, produce e distribuisce prodotti utili al benessere quotidiano. Concorrente numero 13. In passerella Chiara Cerro arriva da Riva Ligure e ha 21 anni. Spechiesol coltiva e trasforma piante officinali per voi, per la vostra salute, la vostra bellezza e la cura del vostro corpo. Concorrente numero 14, Roberta Bennisi. Roberta, 19 anni, arriva da Sanremo. Sì, è lei. Costumi di Miss Italia, veste e fa sognare la Miss che c'è ogni donna, con la sua ampia e ricercata collezione di costumi da bagno e moda mare. Concorrente numero 15. Passerella Valentina Canevelli, arriva da Genova e ha 23 anni. Sakine, scegli la vita per te. Con questo concetto la Sakine, disegnata da Cesare Guidetti, intende la flessibilità oggi. Appropriati stili, tagli di stile unicamente e una fortissima innovazione tecnologica fanno sì che indossare un capo Sakine per ogni donna sia un'esperienza unica. Cosa succede? Che arrivano volano perle di luna dal cielo. E continuiamo con la concorrente numero 16. Lei si chiama Federica Massari, arriva dalla Lavagna e ha 21 anni. Confuse. Sì, un attimo. Intanto ringrazio Fidelity Point, che è la prima raccolta punti direttamente sul cellulare, che premia i tuoi acquisti in più di 2000 negozi con premi straordinari. In passerella l'ultima concorrente di questa sera, la numero 18. In passerella Sara Canepa, arriva da Genova e ha 25 anni. Visitate il sito www.fidelitypoint.net. E ancora un grazie invece a Castello Montevigliano. Dalle prime classi il migliore ristorante al mondo, con la sua elegante bottiglia, monoporzione di olio e condimenti speciali, a terra sulla tavola di Miss Italia, garantendo ad ogni pasto freschezza e calorie certe per mantenere una forma perfetta. Sentire il vostro applauso.